Samuele, Samuele. Signore, signore, sei tu. Che bello sentirti, signore. So che quest'estate ti hanno invitato al Grèce di Leno, all'oratorio. Oh sì, signore, sono anche molto felice, ma non ti nascondo che sono anche un po' agitato, un po' preoccupato. E perché mai? Signore, sono tanti ragazzi, vivaci, non staranno mica ad ascoltare uno della mia età. Sì, ma anche tu sei stato giovane. E di chi era la voce che ti chiamava? E La tua, signore, era la tua. Oh ti sembro forse un ragazzino? no, 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 non sei certamente un ragazzino. A volte si tratta solo di trovare le parole giuste. Ma ora vai pure a riposare. Hai ragione, signore. È stata una giornata impegnativa e sono un po' stanco. Samuele, non stai forse dimenticando qualcosa? Qualcosa, signore? Oh, scusa signore, è proprio la stanchezza, le preghiere prima di andare a dormire, hai ragione. Samuele, ti ricordi quante cose abbiamo fatto assieme? Oh sì che mi ricordo signore, quante belle cose che abbiamo fatto assieme, come quella volta che parlammo alle tribù di Israele, tutti uno più pazzo dell'altro, e quella volta ancora che parlammo a quello che sarebbe diventato il padre del futuro re Davide. Com'è che si chiamava quello? Jesse. Oh, Jesse! Un po' scontroso quello, eh! E quella volta che sentii la tua voce durante la notte. Io pensavo fosse il sacerdote Eli. E quella volta ancora che. Oh, sì, come quella volta al tempio. Come quella volta al. Quale volta? Sì, e anche stavolta tanti saluti alle preghiere. Buonasera gentili telespettatori e benvenuti a una nuova puntata di Quattro Chiacchiere al Tempio, il programma che intervista gli ospiti che hanno segnato la storia con la S maiuscola. Questa sera abbiamo l'onore di avere qui con noi un ospite originario di Rama in Palestina. Signore e signori, ecco a voi Samuele! Samuele, benvenuto, benvenuto, accomodati, Grazie. accomodati, prego, Grazie. prego, sì. Grazie. Dovrei comunque fare una precisazione. Sì. Io abito a Silo, non a Rama. Asilo? Asilo non a A Rama Rama, abita mia Silo madre, Anna. ci deve essere, perdonaci Samuele, deve essere stata l'emozione di avere qui un ospite, un ospite con la O maiuscola, un profeta con la P maiuscola. Però, questo errore mi permette di introdurre una sorpresa gradita anche a te. Sì, perché un ospite originario di Rama ce l'abbiamo. Sì, gentili telespettatori, un grande applauso per Anna, la mamma di Samuele. Benvenuta Anna, benvenuta. Grazie. Benvenuta, prego, prego, siediti, siediti. Sono un po' emozionata, è la prima volta in televisione. Certo. Ebbene, Anna, incominciamo da te. Sì, Raccontaci un po' del tuo dica. parvolo, Samuele. Ma mio Samuele, l'abbiamo desiderato tanto, guardi, non arrivava più. Io e mio marito il cane, mamma, l'abbiamo cercato, ricercato per anni, avevamo tutto pronto, le pappucce, i pannolini, i vestiti, ma lo volevamo festa. Se poi penso alla mia vicina, alla una strega, piena di figli, figli da tutte le parti, pensi, pensi, mi ha persino rotto i vasi di gerani nel giardino. Mamma, Io lo so che è stata. mamma, Calma. Ma scusate, niente, stavamo dicendo, mio Samuele, ecco, un dono di Dio, un dono del Signore. Voluto, amato e chiesto a Dio. Ecco, allora tu vedi in Samuele un dono. Ma certo che è un dono, ma lei non si immagina le ore che ho fatto inginocchiata nel tempio a pregare perché, insomma, i figli sono tutti doni di Dio. Poi se ti capita un figlio come il mio,
Beh, Dai, certo. mamma, non c'è bisogno di commuoversi, è andato tutto bene alla fine. Ma amore, sei meraviglioso, cioè sei bello, sei intelligente. Anche il dottore me l'ha detto. Sì, Mamma, bello. lui intelligente, gentile. Guardi, una cosa che uno non si rende neanche conto, la soddisfazione e la gioia che ti dà avere un figlio come La Samuele. tipica mamma mediterranea, Ma giusto? ascolti, ma lei non sa, quando ha 3 anni, io poi lui ho sempre voluto bene. Quando aveva 3 anni, l'ho portato al tempio. Ecco. Perché volevo che fosse educato là, perché insomma, sa, al tempio è insomma una scuola di un certo tipo. Io bambino, io voglio solo Certo, il meglio per mio figlio, sì. anche perché proprio al tempio me gli avevano dato da mangiare, ma facevo le Beh, notti a pensare al gli mio avranno dato da bambino. mangiare. Ecco, Certo. Samuele, raccontaci un po' questi anni al tempio, come sono stati? Beh, sono stati gli anni della mia formazione, irripetibili e indimenticabili. Spesso dormivo proprio nel tempio stesso perché era più fresco. Vicino a me si trovava anche l'Arca dell'Alleanza, quella che il vostro Indiana Jones ha cercato per molto tempo. Beh, io ci dormivo vicino, però dormivo veramente come un pezzo di legno, molto scomodo. Ricordo però tutti i profumi, tutti i sapori, quella voce che nella notte parlava al mio cuore. Una voce? Ma di chi era quella voce? Era forse Dio? Sì, ci ho messo un po' a capirlo, perché lui non parla molto, ma quando parla. E quando hai capito che si trattava proprio di lui? Ma forse da solo non l'avrei mai capito. Mi ha aiutato un vecchio signore, cieco e con poche forze. Beh, Samuele, scusa se ti interrompo, ma questa sera ho il piacere di presentarvi per la prima volta in TV. Anche Eli, il maestro di Samuele! Buonasera, buonasera a tutti, buonasera! No, signor Eli! Siamo qui, sì! Faccia! Mondi delle colonne! Le colonne, signor Eli! Mio caro Samuele! Buonasera, Venga qui, buonasera, mamma! si segga qui! Quasi impazzito, aiuto! No, che succede? No. Era un po' diverso da come Sì, il nostro Eli ha una certa età, vero? Sì, però mantiene comunque una sua lucidità, vero? Sì, Sì, ma ci dai, dunque, ci racconti un po' del suo Samuele. No, grazie, caro ragazzo, niente mele, No, niente no, 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 mele. no, che mele, Samuele, Samuele! La torre di Babele. No, non la torre di Babele! Sono una cosa Samuele! Samuele! Samuele, ce l'abbiamo qua! Sono qua! Il mio caro ragazzo, giovane e forte come Sì. sempre, non come me che sono vecchio e Grazie, stanco, vecchio e stanco. I Eli, grazie. miei occhi mal sopportano queste luci. Le mie orecchie, non sentono più come un No, tempo. è normale l'età, sì, non ci sono. Samuele ha delle belle orecchie, delle Sì? belle Di delle orecchie. belle Lui grandi, grazie. ascoltava con entusiasmo quello che succedeva attorno a lui e soprattutto dentro di lui. Dentro di lui pensi che quando viveva al tempio, diceva di sentire una strana voce. E per ben 2 notti di fila è venuto a svegliare. E per 2 notti di fila Sì. sentiva una voce. È venuto a svegliarmi credendo che l'avessi chiamato io, ma nel bel mezzo della notte, sì. Credeva Ah, che credevi? l'avessi chiamato io. Credevo. Capite. E quindi cosa successe? Signor Eli? Cosa successe? La La voce. voce, sì, la Quale voce. voce? La voce di Samuele. Samuele! Sì. Ciao Samuele! Bello, giovane, Buongiorno, Eli. forte, con Samuele, due grandi le orecchie, orecchie. sentiva già da oggi Sentiamo la quanto voce. piace dal tempio. La voce, sì. Allora, lui sentiva questa voce. Allora, lui credeva
che io l'avessi chiamato. Ma io? Sì. Non avevo chiamato nessuno. Allora capimmo che non era una persona che lo stava chiamando, ma qualcun altro. E quindi cosa avete fatto? Signorelli? Signorelli? Come? Cosa avete fatto? Chi ha mangiato il gatto? No, nessun gatto! Quando Samuele venne da lei, della voce, disse tutto quanto, cosa avete fatto? Samuele! Il mio giovane ragazzo! Bello forte, con grandi orecchie! La voce! La voce. Allora, quando abbiamo capito che era Dio che lo stava chiamando, gli abbiamo detto, Samuele, se per caso, così, durante la notte, invece di venire dal tuo maestro, un attimino, che dorme vecchio e stanco, se dovessi sentire ancora quella voce, tu devi rispondere. Parla, che il tuo servo ascolta. E così feci. Era una notte stellata. Una leggera brezza soffiava le candele del tempio. Quando sentì la solita voce che mi chiamò. E io risposi come egli mi aveva detto. E non tenerci sulle spine, Samuele. E Dio mi parlò. Mi disse che avrebbe fatto di me un profeta. Disse che avrei dovuto parlare in suo nome. Caspita, che responsabilità. Ma ora devo dare la linea alla regia. Ci vediamo tra poco, sempre qui, a Quattro Chiacchiere al Tempio. Vuoi mani pulite e sicure per giocare con i tuoi amici al Gres? Igienizzante dell'oratorio. Usalo spesso. Florence, non questo. Florence, non questo. Quando ci spostiamo con la bicicletta al Grest, è questo il caschetto che usiamo. Capito, Florence? Ben ritrovati, gentili telespettatori, a Quattro Chiacchiere al Tempio, qui con i nostri ospiti in studio. Bene, Samuele, stavamo dicendo che il Signore ti ha parlato quel giorno nel Tempio e ti ha chiesto di diventare un suo profeta. Ebbene, come hai reagito di fronte a un così arduo compito? Eri emozionato? Beh, no, tant'è vero che subito dopo mi sono addormentato, cioè... No, Samuele, io proprio non ti capisco. Il Signore ti chiede di diventare il suo profeta e tu ti addormenti come se niente fosse. Ma sapevo che il mio sarebbe stato un compito molto difficile, ma allo stesso tempo sapevo di avere tutta la benedizione del Signore. E questo è bastato a infondermi il coraggio necessario per affrontare la mia missione. Beh, va bene, ma poi che è successo? Poi, la mattina seguente, ho salutato il maestro Eli e me ne sono andato via. Via? E dove? Beh, ho girato in lungo e in largo la terra di Israele. Le varie tribù erano molto diverse fra di loro, avevano diversi costumi, diverse leggi. Ma sapevo che sarebbe stato molto difficile unificarle, ma sentivo forte la mia missione. Sentivo proprio certo, potente qualcosa. Quasi. Certo, ma è comunque un bel problema, tutte le tribù diverse, le varie regole. Come hai risolto questo problema? Gli israeliti ti ascoltavano, Dio ti parlava ancora. Beh, in effetti ero fra l'incudine e il martello. Da una parte le tribù, che volevano un re, proprio come i popoli, vicini e forti. Certo. Dall'altra il Signore, che comunque dettava le sue regole.
E... Beh, certo, un brutto scontro politico e religioso, capisco. Come ne sei uscito? Con il dialogo. Sono sempre stato schietto nel riportare al Signore ciò che volevano le tribù. E alle tribù cosa voleva il Signore? Giustizia e fedeltà. Il Signore non mi ha mai abbandonato. Era la luce della mia mente e guidava Lui ogni mio pensiero. Ogni mio ragionamento veniva da Lui. Come? Puoi farci degli esempi? Per esempio, quando dovetti eleggere il re di Israele, Saul. Allora, mi ricordo molto bene quella sera. Saul stava andando a cercare le asine del padre e io stavo celebrando un sacrificio. Quando Saul mi incontrò, Saul non trovò le sue asine, trovò me. E io capii fin da subito che quello lì non era stato un incontro casuale, bensì il Signore in qualche modo aveva detto a me, Saul, di incontrarci quella sera. Bellissima storia, ma scommetto che questa non è l'unica storia che puoi raccontarci questa sera, vero? No, tant'è vero che mi viene in mente la storia del successore di Saul. Successore di Saul? Sì, il nuovo re di Israele. Sembra una storia interessante, raccontacela! Quando Dio si accorse che Saul non lo seguiva più, mi incaricò di eleggere il nuovo re di Israele. Beh, dall'inizio non mi disse fin da subito chi aveva in mente. Sapevo soltanto che dovevo andare a trovare Jesse a Betlemme. Jesse a Betlemme. Oh, sì, 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 sì! La ricordo bene questa visita. E lei chi è? Ma chi l'ha invitata al programma? Chi sono? Come chi sono? Sono Yes! Chi altro dovrei essere? Yes? Ci manca solo che debba aspettare l'invito di uno di voi pisquani. Beh, gentili telespettatori, è con piacere che oggi abbiamo anche un ospite inaspettato qui al programma che forse saprà dirci qualcosa di più sul nostro Samuele. Però lei, signoriesse, per favore si calmi, si segga e si ricordi che questo è un programma televisivo. Quindi moderi il linguaggio, per favore. Dunque, cosa accadde quel giorno? Cosa accadde? Te lo racconto subito cosa accadde. Arriva questo Samuele e mi dice che Dio ha scelto il suo successore tra i miei eredi. Beh, mi pare una bella notizia. È certo che è una bella notizia. Infatti eravamo tutti felici quando ci hanno detto queste cose. Il problema è sorto con quello che ci hanno detto dopo. Cioè? Ora te lo spiego. Quando ho saputo queste cose, sono andato direttamente dal mio primogenito, Eliab, e l'ho portato al cospetto di Samuele. Oh, Eliab, dovreste vederlo così alto, così forte, così possente, coraggioso. Tutti a Betlemme sanno che non ha rivali nella corsa e nella lotta. Se il Signore stava cercando un erede al trono per il suo popolo, quello doveva essere proprio Eliab. Quindi fu Eliab il successore. No! Ma che? Lo pensavo anch'io, invece no! Samuele mi dice che non era Eliab quello che il Signore stava cercando. Ah, ma non mi sono perso d'animo, non ho perso tempo. Ho chiamato i miei 6 figli e li ho portati davanti a Samuele. E Samuele li ha passati in rassegna uno ad uno. Ma nessuno di questi sembrava essere destinato ad essere il nuovo re di Israele. No, 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 un attimo. Il nuovo re di Israele non doveva essere della casa di Jesse? E allora perché non hai scelto nessuno dei 6-7 figli? Perché davanti a me quel giorno non c'erano tutti i figli, perché i figli erano 8, ma davanti a me ce n'erano solo 7. Mancava il mio Davidino, l'ultimo dei miei figli. Non era con noi perché l'avevo mandato a pascolare le pecore. Chi mai avrebbe potuto scommettere un soldo bucato sul mio Davide? E invece, chi scelse Samuele come nuovo re di Israele? Provo a indovinare, il piccolo Davide. Puoi dirlo forte, per la miseriaccia! Si calmi però, signor Jesse, per favore, per favore. Dunque, dopotutto, quindi il nuovo re di Israele fu proprio della stirpe di Jesse, giusto? Quindi perché è così arrabbiato? Dovrebbe essere contento per il suo Davide. Certo che sono contento per il mio Davide, ma con tutto il rispetto e con tutto il bene che posso volere a Davide, chi mai sano di mente avrebbe scelto lui così mite, così gracile? Perché non scegliere Eliab? Più forte, più coraggioso, più maturo poi. E invece Samuele scelse proprio
Davide. Ma non lo scelsi io, lo scelse il Signore. Io lo seppi solo ascoltare. Perché, certo, Eliab, con gli occhi degli uomini, è un uomo forte, possente, con una grande presenza scenica. Ma il Signore scava più a fondo. E si vede che il Signore, scavando nel cuore di Davide, ha trovato un animo forte e coraggioso. E di conseguenza, scelsi Davide. Ma questo Davide non combatté forse con qualcuno? Sì, riuscì a sconfiggere Golia, il grande gigante filisteo. No, per favore, un pastorello contro un gigante filisteo? Ehi, tu! Non stai forse dubitando del mio Davide? È pur sempre mio figlio! Sì, certo, certo, no, no, ci mancherebbe. Sì, tanto. C'è da dire però, Jesse, che al tempo nessuno avrebbe scommesso un soldo su Davide. Eppure Dio l'aveva scelto. E tu l'avevi capito, amore? Certo. Tu l'avevi capito. Che storia incredibile. Grazie mille, Samuele. Grazie anche a tutti gli altri ospiti che sono intervenuti. Grazie, Anna. Grazie, Eli. Grazie anche a lei, Jesse. Si conclude qui la nostra intervista a Samuele, il profeta che seppe ascoltare la chiamata di Dio e rispose con forza e coraggio. Anche per questa puntata è tutto, signori e signore, e non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi una buona serata. A presto per una nuova puntata di Quattro Chiacchiere al Tempo. Quante belle cose avrei ancora da dirvi, ragazzi. Beh, qualche giorno lo passeremo assieme in questo Crest. Nel frattempo vi dico, divertitevi e cercate di essere tra voi amici. E se possibile, imparate anche qualcosa di utile e di bello. Ciao a tutti, buon Crest con Samuele. Lui sì che sa ascoltare.